Secondo l'ONU sono oltre 16 milioni rifugiati in tutto il mondo, più della metà sono bambini. Sei milioni di loro sono in età scolastica. Solo il 22% dei rifugiati adolescenti frequenta una scuola secondaria. Kakuma, in Kenya, è tra i campi di rifugiati più grandi al mondo. Ospita circa 162.000 persone provenienti soprattutto dal Sud Sudan e dalla Somalia. È considerato anche il campo con il più alto numero di bambini soli. 14.000 minori vivono senza genitori o con qualche parente. Le autorità del campo e le ONG si prendono cura di loro. In media ci sono 140 studenti per classe nelle scuole elementari. Nel resto del paese la media è di 40. Nonostante questo, il tasso di promossi è del 96%, il più alto della regione. Al momento il tasso di iscrizione dei bambini alle primarie è del 76%, poi abbiamo un'alta percentuale di studenti che ha superato l'età scolastica, parliamo di circa il 40%. Gatwok arriva dal Sud Sudan, ha 18 anni e frequenta una classe destinata a bambini di 11. Tra i suoi compagni c'è anche uno studente di 45 anni. Ero in un brutto momento, mia madre è morta nel 2000, mio padre non aveva un lavoro. È per questo che per 7 anni non sono andato a scuola. Sono venuto qui per imparare, voglio sapere tutto di questo mondo. Durante la guerra Gatwok ha perso anche il padre. Per far fronte a situazioni simili, il Dipartimento per gli aiuti umanitari dell'Unione Europea ha finanziato un programma di educazione attuato dalla Federazione Mondiale Luterana, che gestisce le 21 scuole elementari di Kakuma e 5 scuole superiori. Troviamo diversi adulti iscritti alle scuole elementari, ma soprattutto bambini che hanno perso 5, 6, 7 anni di scuola a causa della guerra. Hanno perso molti anni e quello che facciamo è cercare di offrir loro una formazione adeguata in modo da poter recuperare in 4 anni i classici 8 anni di educazione primaria. In questo modo abbiamo accelerato il processo per permetter loro di accedere alla scuola secondaria. Il sistema di assistenza all'infanzia del campo cerca di dare tutto l'aiuto necessario ai bambini non accompagnati. Gatwok è stato adottato da una famiglia appartenente alla sua stessa tribù in Sud Sudan. Ha assistito a omicidi, violenze. Nonostante gli sforzi, la situazione è difficile sia per lui che per i suoi genitori adottivi. Stare accanto a questo ragazzo è difficile. Non ci sono abbastanza soldi per aiutare lui e gli altri miei figli. La soluzione potrebbe essere quella di portarlo in un collegio, dove potrebbe superare il suo trauma. Ci troviamo ora in un'altra parte del campo per visitare uno dei collegi di Kakuma. Qui vengono ospitate bambine cosiddette a rischio. Le studentesse della scuola, fondata dall'attrice Angelina Jolie, si sono distinte per i risultati ottenuti negli esami di Stato. L'educazione fa la differenza per queste ragazzine con un passato difficile. Questo mi sarà d'aiuto in futuro. So che resterò da sola e questo mi aiuterà con i miei figli. Voglio imparare, voglio capire la differenza fra bene e male. Rose è sudsudanese, ha 15 anni ed è una delle 250 studentesse. È stata portata nel campo con la forza. Ora però ha trovato un posto sicuro dove poter frequentare una scuola di alto livello per ragazze con buone potenzialità. Un uomo che era il nostro vicino di casa mi ha preso e portata qui a Kakuma. Gli avevo detto che volevo studiare, ma lui mi ha risposto che non mi aveva portato qui per imparare, mi aveva portato qui per fargli da moglie. Ogni ragazza qui ha un passato da dimenticare e, grazie alla scuola, anche un'opportunità per guardare avanti. Nei prossimi 3 anni il programma di apprendimento accelerato prevede che la maggior parte degli studenti fuori età acceda all'istruzione superiore. La sfida è di trovare le risorse per costruire nuove scuole e portare sopra il 2% il tasso di iscrizione alla scuola secondaria.